complimenti a Casale Monferrato, perché ha dimostrato nell'arco delle tre partite e questa sera ancora di più che sono stati meritatamente primi per 30 partite e saranno un cliente durissimo per tutti in questi playoff. E al di là di dove arriveranno, sono una squadra vera, l'ho usato spesso in questi giorni la parola squadra per descriverli, e è merito loro, è merito di Marco, e sono stati veramente veramente bravi e hanno meritato stando sempre lì. Detto questo, per quello che riguarda le emozioni, beh, io credo che sia bello vivere un'atmosfera come questa, sia bello giocare partite come queste e poter imparare io per primo da partite come queste, per magari poi riprovarci negli anni prossimi ed essere ancora più pronti ad affrontare questo tipo di partite. L'ho detto anche ai ragazzi spogliatoio, abbiamo fatto una buonissima stagione, ma dobbiamo avere tutti l'ambizione personale e poi di squadra di provare a far sempre meglio, e quindi questo è quello che io personalmente mi porto via da questa serie. Sempre parlando di emozioni, il clima che ci ha fatto vivere questa sera il pubblico di Iesi, il tifo di Iesi, è stato veramente bello, e io ho finito un po' le parole per ringraziare i tifosi quest'anno, ma mi viene un grazie dal cuore, perché ci hanno seguito dappertutto, ci hanno sempre sostenuto, sono stati sempre positivi anche nei momenti difficili. Non ho mai sentito negatività piuttosto che cose che non potessero essere costruttive e utili nel voler andare avanti, nel volere un passo in più, e questo non è semplice trovarlo da una tifoseria così calda come la nostra e appassionata, e quindi sono fantastici. Loro hanno fatto una grandissima stagione, sono stati fantastici, e quindi li ringrazio. Ringrazio anche i giocatori, perché sapete tutti com'è andata la stagione, non era semplice, quindi sì, è vero che si può fare sempre di più e sempre meglio, ma è anche vero che in tante occasioni l'extra sforzo è stato eccezionale. E c'è un pizzico di delusione, perché sarebbe stato bello andare a gara 4 e vivere ancora un'emozione del genere. Chiaramente quando si comincia a giocare per davvero, come si fa da maggio in poi, uno non vorrebbe smettere mai, e quindi la delusione è quella, no? Però generalmente tendo a guardare sempre le cose positive, quindi guardiamo tutto quello che c'è stato di molto positivo quest'anno e teniamocelo nel cuore e prendiamolo come motivazione per ripartire. Ma io mi porto un'annata in cui tutti, ognuno nel proprio, ha provato a fare sempre un passo in più nel momento in cui ce lo siamo chiesti, anche quando le cose erano veramente difficili, e questo ha dato la spinta a me, e dovrò farlo molto di più per essere ancora più presente, ancora più pronto, per studiare di più, per dare degli strumenti ai giocatori, allo staff, a tutti, che siano da stimolo e che siano di miglioramento, e quindi mi ha dato questo la volontà di continuare a lavorare, di continuare a migliorare, di continuare a studiare e di valutare ancora di più dove io posso far meglio, perché secondo me dove io posso far meglio è il 99% delle cose che faccio, e forse anche quell'1% bisognerebbe discuterne, insomma. Quindi credo che questo è quello che mi ha lasciato la spinta che tutti hanno messo in questa, in quella che è stata una rincorsa a un certo punto della stagione, e nessuno che si è mai tirato indietro, ognuno con i propri limiti, ognuno con i propri punti di forza, ma quello fa parte dell'essere umano. Questo è quello che mi ha dato la volontà, che mi ha fatto capire: devi fare non un passo in più come chiede la squadra, ma 15 passi in più, perché è questo quello che serve poi a chi ha la responsabilità di guidare un gruppo di persone nell'arco di una stagione, e sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale che dal punto di vista di gestione, da tutti i punti, tutto quello che riguarda la vita di un allenatore. Quindi è questo quello che mi porto dietro e lo stimolo che ho da domani mattina.